Fa male perché abbiamo avuto più occasioni per sbloccarla. Purtroppo queste partite capitano e non c'è nulla da dire e da fare, perché meritavamo la vittoria e purtroppo quando non si riesce a far gol bisogna pensare a non perderla, quindi credo che comunque sia bisogna prendere quello di buono fatto, cioè manovre di gioco e tutto, e pensare già alla prossima. Tu non hai nulla da rimproverarti, cresci sempre di più. Sì, no, io la mia rabbia è che non riesco a far gol, perché ho avuto un'occasione a fine del primo tempo che chiunque lì fa gol, quindi la mia rabbia è questa, la mia rabbia è con me stesso, perché devo dare una mano alla squadra, devo sbloccare anch'io la partita, quindi sono anche incazzato con me stesso. Se per... Sì, sì, vabbè, è normale che in campo... Sì, sì, sapevamo che loro comunque sia una squadra molto atletica e quindi diciamo che all'inizio ci sta. Abbiamo un po' sofferto questo atteggiamento così ultra offensivo, però poi abbiamo preso le misure e siamo usciti bene col passare dei minuti. Ripeto, non c'è nulla veramente da rimproverare alla squadra, l'unica nota negativa è veramente che non si è riusciti a sbloccarla. E... In virtù di questi, due punti in più che ha preso l'Avellino vi possono pesare, di condizione? No, noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché il campionato è lungo, c'è tutto un giro di ritorno, quindi pensiamo a noi stessi, pensiamo a vincere ogni domenica. Oggi siamo stati sfortunati, magari la prossima saremo fortunati a vincere al 90esimo anche noi. Quindi pensiamo veramente a noi stessi e andiamo per la nostra strada. Sì, no, io cerco di dare sempre una mano alla squadra, cerco di dare sempre il massimo, perché ci tengo a far bene come penso ognuno di noi. È normale che quando hai delle opportunità per far gol, soprattutto nel mio ruolo, devo sfruttarle, la realtà è questa, quindi devo migliorare e devo cercare di far gol la prossima volta.